Teramo, una città solitamente tranquilla, è stata recentemente teatro di due gravi episodi di violenza che, pur essendo di natura diversa, mettono in evidenza una preoccupante escalation di tensioni e comportamenti aggressivi. Questi fatti sottolineano l'urgenza di una risposta tempestiva e adeguata da parte delle istituzioni e delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza e la tranquillità della comunità. Una questione su cui il sindaco di Teramo, D'Alberto, ha annunciato di essere in stretto contatto con le forze dell'ordine per far luce su questi episodi. Sì, di fatto è una questione aperta da tempo, non solo a Teramo, ma in tutte le città italiane, perché è un fenomeno diffuso, un fenomeno che ha ovviamente delle origini che vanno chiarite, che dipendono da alcune scelte nazionali e normative che devono essere riviste, perché ovviamente non si può scaricare sulle città questa condizione di incapacità di gestione di tutta una serie di fenomeni. A livello territoriale abbiamo sempre lavorato in sinergia con le forze dell'ordine e con il coordinamento della prefettura, quindi c'è un intervento e un'azione costante di monitoraggio e anche ovviamente a seguito dei fatti che ovviamente preoccupano, perché ogni territorio, ogni città ha la sua specificità, stiamo già lavorando in collaborazione con le forze dell'ordine per mettere a disposizione tutti gli strumenti che consentano di intervenire, in questo caso nell'ottica, diciamo così, sanzionatoria, ma l'azione che dobbiamo sviluppare è un'azione molto più profonda, sempre d'intesa con le istituzioni competenti, con le forze dell'ordine e la prefettura, e che vadano a fondo rispetto al problema, perché risse come quella che si è verificata l'altra notte, non un'aggressione ma una rissa, deve assolutamente essere e restare un caso isolato. Ecco perché siamo intervenuti e stiamo intervenendo ciascuno per le proprie competenze in modo puntuale. Questi episodi, seppur distinti per contesto e dinamica, rivelano un clima di crescente preoccupazione tra i cittadini che potrebbe comprometterne la vivibilità e il senso di sicurezza. Teramo è una città che ha un livello di sicurezza che in questa fase ci consente ancora di tenere sotto controllo la situazione. Questo non deve assolutamente farci abbassare la guardia, anzi, proprio i fenomeni che si sono verificati devono imporre, come sta avvenendo, azioni immediate per evitare che, diciamo, la situazione possa peggiorare come sta avvenendo in altre città del territorio regionale e nazionale.